Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo di interferenza e diffrazione. Ma prima, sigla! L'interferenza e la diffrazione sono due fenomeni tipici delle onde. L'interferenza è l'incontro in un punto di due onde. In generale l'interferenza è la somma algebrica delle due onde, quindi vuol dire che si sommano le due onde che si incontrano. Se le due onde si incontrano in fase, cioè che ad ogni cresta corrisponde un'altra cresta e ad ogni ventre corrisponde un altro ventre, danno luogo a un'onda che ha l'ampiezza la somma delle singole ampiezze. Se invece le due onde si incontrano in opposizione di fase, cioè che ad ogni cresta di una corrisponde un ventre e viceversa, le due onde si annullano. Nel primo caso si tratta di interferenza costruttiva e nel secondo caso di interferenza distruttiva. Un altro fenomeno strettamente legato all'interferenza è la diffrazione. La diffrazione è la cosiddetta interferenza dell'onda con se stessa. Quando può avvenire la diffrazione? Non avviene sempre. Quando è che l'onda inizia a interferire con se stessa? Quando un'onda incontra un ostacolo che ha dimensioni grandi quanto la sua lunghezza d'onda, in quel caso lì avviene la diffrazione. Per esempio, quando la luce incontra un foro che ha le stesse dimensioni della sua lunghezza d'onda. Cosa succede quando avviene la diffrazione? Per il principio di Huygens-Fresnel, la sorgente da che era una sorgente di onde piane diventa una sorgente di onde sferiche. Che cosa significa? Nel primo video vi ho parlato delle onde sulle corde, però non c'è solo una corda. Voi immaginate di avere migliaia di corde una a fianco all'altro e nel stesso momento tutti quanti fanno partire l'onda. In questo caso qui vedrete che c'è un piano di onde che si muove. Quello è il cosiddetto fronte d'onda piano. Immaginate di buttare un sassolino nell'acqua. Cosa si formano? Dei fronti d'onda circolari intorno al punto centrale, che è la sorgente in quel caso. Quindi, inizialmente l'onda si muove come una sorgente di fronti d'onda piani e quindi si sposta in questo modo. Poi incontra questo ostacolo piccolo, poiché tutta l'onda deve entrare lì dentro, inizia a interferire con se stessa e diventa una sorgente di onde sferiche. Per esempio, sui CD vediamo l'arcobaleno, quello è dovuto alla diffrazione della luce che incide sul CD, perché il CD è fatto da delle scanalature in cui vengono contenute le informazioni e queste scanalature sono così piccole quanto la lunghezza d'onda della luce visibile. La luce interferisce con se stessa e dà luogo all'arcobaleno che noi poi vediamo. Per anni si era dibattuto sul fatto che la luce potesse essere onda o particella. Uno dei più importanti fisici che riteneva che la luce fosse una particella era Newton. Nel 1801 Young, con il suo esperimento, mise fine a questo dibattito asserendo che la luce aveva una natura ondulatoria. La diffrazione e l'interferenza sono fenomeni tipici delle onde, quindi se la luce interferiva e diffrangeva, voleva dire che era un'onda. Cosa fece Young? Fece passare la luce all'interno di un foro. Mentre montavo mi sono resa conto di aver detto un foro, in realtà i fori sono due, perché poi le due onde diffratte escono e interferiscono tra loro. E quindi c'era un fenomeno di diffrazione e poi utilizzava un secondo schermo per visualizzare la luce. Se la luce fosse stata un corpuscolo, non avrebbe dovuto dare origine al fenomeno di interferenza che invece si vedeva. Sull'ultimo schermo si vedeva una banda centrale luminosa, delle bande scure ai suoi lati e delle bande chiare. C'era un massimo di interferenza, in cui effettivamente c'era stato interferenza costruttiva, e c'erano delle bande scure in cui c'era stata interferenza distruttiva. Quindi la luce era un'onda. Dal 1801 si pensava di aver concluso il dibattito sul fatto che la luce fosse un'onda o un corpuscolo, in realtà non è stato così, perché poi all'inizio del Novecento, con la nascita della meccanica quantistica, si capì che la luce aveva sia una natura ondulatoria che una natura corpuscolare. Ma di questo ne parleremo in un altro video. Questo è tutto per oggi.
Noi ci vediamo in un prossimo video.